Prova a aprire la bocca. Come mai mi guardi? Cosa stai facendo? Ah, ecco. Ti guardi in quel modo. No, io sto bene, perché? Perché? Cosa c'è che non va? Niente. Guarda che sei tu che stai male, beh? Lo so. Ma ti muovi tutto, ti muovi, come mai? Sto male, mi fa male la pancia. Na, guarda, ma molto male, mio, 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 mio. Devo andare dalla dottura. Na, 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 ni, 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 na. Perché ridi? Perché dei ragazzi scarabocchiavano lì? Guarda se si può. Tutti sporcaccioni, tutti sporca dappertutto. Io non so più cosa fare. Io... è proprio una specialità, perché? Qua, quando
Intervista Morris. Cos'è successo al negozio? È saltato in aria. È bruciato proprio tutto. Tutto. Come? Lo riaprirete? Molto probabilmente sì. Una domanda. Com'è che adesso che tua mamma, quando adesso è tua mamma è all'ospedale con suo papà, dove vai a mangiare? Vado a mangiare da mia zia e qualche volta vado da qualche parente. Come ti sei sentito? L'ho saputo proprio il 26 febbraio e appena arrivata mia zia a prendermi mi sono chiesto perché non c'era mio papà a prendermi. Poi mi ha dato la notizia e mi sono sentito molto triste. Si è fatto molto male tuo papà? Sì. Come si chiamava l'uomo che era con lui? No, non so il nome, ma so il cognome. Si chiama Cavagna. Grazie. Sei andato a trovare tuo papà? Non ho ancora avuto il tempo. Vado a Binzago. Ti piace disegnare? Sì. Ti piace il mare? Abbastanza. Grazie. Cos'è successo al negozio? È saltato in aria per una perdita di metano. È bruciato proprio tutto? Sì, proprio tutto perché è saltato in aria il piano sopra e il piano sotto. Lo riaprirete? Molto probabilmente sì, con il rimborso. Adesso, perché tua mamma è all'ospedale con tuo papà, dov'è che vai a mangiare? Vado a mangiare dai miei zii e qualche sera vado dalle mie cugine. Quando hai saputo la notizia, come ti sei sentito? Beh, l'ho saputa dopo scuola del 26 febbraio, quando sono uscito da scuola, e mi sono sentito un po' triste. Perché? Perché mi è dispiaciuto molto. Si è fatto molto male tuo papà? Non molto, ha preso qualche febbre ieri, però adesso sta meglio. Come si chiama il signore che era con lui? Il nome non lo so proprio, però so soltanto che mi avevano riferito che si chiamava Cavagna. Sei andato a trovare tuo papà? Non ho ancora avuto il tempo perché mia zia è un po' impegnata in questi ultimi giorni. Dove vai in vacanza? A Binzago come tutti gli anni. Ti piace disegnare? Sì, molto. Ti piace il mare? Abbastanza. Grazie. Ciao, Giulia. Hai una ragazza? No. Che frutto tropicale ti piace? Il mango. Come si... Che giochi hai? I soldatini, macchinine, armi e dopo le solite cose. Come si dice? Ti piace la scuola? Un po'. È bravo il tuo fratellino? Qualche volta piange, qualche volta no. È simpatico? Insomma. Avresti preferito una sorellina invece di un fratellino? Sì. Che sport ti piace? Nuoto. Intervista Riccardo. Hai una ragazza? No, perché nessuno mi vuole. Che frutto tropicale ti piace? Il mango, perché è buono e dolce. Che giochi hai?
le macchinine, i soldatini, le armi e le altre cose. Ti piace la scuola? Sì, un po'. È simpatico il tuo fratellino? Qualche volta sì, qualche volta no. Quando piange, no. È bravo? Insomma. Grazie. Avresti preferito avere una sorellina? Sì, perché almeno... Buono. Che sport ti piace? Il nuoto, perché mi sento libero e mi piace l'acqua. Grazie. Intervista a Marco. Allora, ti piace la scuola? No. Chi è la tua amorosa? La Francesca. Ti piace disegnare? No. Qual è la tua materia di scuola preferita? Lingua. Qual è il tuo piatto preferito? Carne. Qual è la tua canzone preferita? Pink Floyd. Ti piacerebbe avere una sorellina? Microfono cucca. Ti piace? Vieni. Sì. Quale cantante ti piace? Jovanotti. Grazie. Intervista Marco. Ti piace la scuola? Sì, perché ci sono le maestre interessanti, così via. Chi è la tua amorosa? Francesca Lo. Ti piace disegnare? Sì, mi piace disegnare anche i disegni d'immagine. Qual è la materia che ti piace di scuola? La materia che mi piace di scuola è lingua, perché facciamo sempre i disegni anche. Qual è il tuo piatto preferito? Il mio piatto preferito è la carne cruda. Qual è la tua canzone preferita? I Pink Floyd. Ti piacerebbe avere una sorellina? Microfono. Sì. Che cantante ti piace? Jovanotti. Grazie. هاي الارض حلو كتير ما ببعد عنها كتير 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 هاي الارض يا ليلي يا ليلي يا
non la conoscete. Si chiama Cristiana, non la conoscete. Come ti ha dato per i compiti? Allora, mi porta avanti due giorni prima di quando devo fare i compiti. Come ti fa di tormenta? Così. Vai. Che piatto ti piace? Vado bene la pizza con la cotoletta. Ti piace giocare a calcio? Sì. Quanto? Quanto? Tanto. No. Chi ti piace? Mi piace una ragazza di nome Cristina, voi non la conoscete perché ti è andata in città e l'ho conosciuta male. Come ti organizzi per i compiti? Per i compiti li fa due giorni prima di fare i compiti. Come ti resti abitualmente? Abitualmente resto con la tuta e i jeans. Che piatti ti piace? Mi piacciono le patatine fritte con ketchup e il frutto. Ti piace giocare a calcio? Sì, mi piace e sono tantissimo. Perché sono nella anche perché sono la squadra del ragazzone. Grazie, stop. Ciao. Ciao. Che cantante preferisci? Nessuno. Come ti vesti durante la settimana? Positiva alcune volte e come donna, però poche volte. Chi è la tua migliore amica o amico? L'amica, la mia migliore amica, che avrei tante, però la più migliore è la compagna di sci, che si chiama Miranda. Che si rasne, santo vinci di nulos.
Ma ci tieni tanto a quella collana? Sì. Da quanti anni la hai? Da nove anni. In che mese te l'ha regalata tuo papà? Non me lo ricordo. Quando la porti? Non sempre. Perché l'hai portata oggi? Perché volevo fargliela vedere ai miei compagni. Questa collana rappresenta il tuo paese o l'amore che provi per il tuo paese? L'amore che trovo per il mio paese. Chi è che ti ha regalato quella collana? Mio padre. Era tuo padre adottivo che te l'ha regalata? Sì, mio padre adottivo. Era in qualche ricorrenza? No. Quanti anni avevi quando te l'ha regalata? 9. Eri già negli anni dell'infanzia qua in questa scuola? No. La porti tutte le domeniche? Non la porto la domenica nessuna volta. La lascio in un cassetto. Perché? Perché non la prendo mai, perché devo conservarla. Ma c'è qualcuno che ti conosce giù al tuo paese? Sì, molti. Ti piace tornare al tuo paese? Sì. Perché? Cosa ti vai a fare là, al tuo paese? Perché? Per vedere mia nonna. Intervista a Diego. Cosa significa per te quella copertina? Significa tutta la mia famiglia, perché anche devo ringraziare mio fratello, perché anche a lui gli piaceva e me l'ha voluto dare a me. Da quanto tempo è che ce l'hai? La ho da 10 anni. Ma ci tieni tanto quella coperta? Perché alcune volte quando cerco qualcosa per coprirmi, uso sempre questa. Ma perché tua mamma te l'ha regalata? Perché non lo so questo il perché. L'hai già rattoppata qualche volta? Sì, una volta, perché ero vicino al fuoco, non me ne sono accorta, mi si è sturinata. Dove la tieni? Quando dormo la tengo vicino al mio cuscino e quando mia mamma fa sui letti la mette sempre in fondo al letto. La tieni sia la notte sia il giorno, anche a giocare quella copertina lì.
La notte sempre, anche quando vado a dormire da mia nonna me la porto sempre e quando gioco con le costruzioni la uso sempre. Con quella copertina lì sotto gioca anche tuo fratello di solito con te? No, perché è a lavorare. Perché quanti anni ha tuo fratello? Quest'anno deve compiere il 18, però alcune volte gioca, ma alcune volte quando gli chiedo di giocare con me mi corre dietro per picchiarmi, perché non vuole. Tuo fratello aveva 5 o 6 anni, aveva anche lui il Lego per giocare come fai tu adesso? Sì, l'aveva. E anche io adesso ho ancora le sue, me le ha regalate, ho un bidone pieno. Ma non l'hai mai persa? No. Intervista Luca. Ci tieni molto quella canna? Sì, moltissimo. Chi è che te l'ha regalata? Nessuno, perché l'ho comprata io. Vai a pescare spesso? No, quando in estate. Quando vai a pescare prendi molto pesce? Quando c'è bel tempo sì, quando brutto tempo no. Dov'è che vai a pescare? Qualche lago di Garda o Idro. Ma te e tuo papà, chi è che pesca di più? Tutti e due, qualche volta lui, qualche volta più io. Cosa ti dice tuo papà quando peschi tanto pesce? Bravo, bravo. Ti ha insegnato tuo papà a pescare? No, un signore quando ero sulla spiaggia e io l'avevo comprata una nuova, non sapevano ancora pescare, allora, come si dice, mi ha insegnato lui, un po' mio papà. Ma tuo papà è più contento quando pesca tanto lui o quando peschi tanto tu? Quando pesco io, perché lui andava già a pescare con suo fratello. Polpo più buono di questi pesci che peschi? Non so, perché a me non mi piace il pesce, lo dava la mia mamma. Dove la tieni la canna da pesca a casa? La canna da pesca quando dormo me la tengo nel letto e quando il giorno la metto vicino al mio letto e basta. Thank you.
Abbiamo intervistato Diego. Diego ha parlato molto bene della sua coperta, gli è molto cara. Quando si era rotta la sua coperta, Diego, visto che c'era molto affezionato, sua nonna gliel'ha rattoppata. Perché la nonna gli voleva molto molto bene. Chi non potrebbe avere come amico un bambino intelligente, bravo, buono e simpatico, proprio come un tesoro. Quando gli hanno fatto delle domande inutili, ha risposto sempre a tutte le domande cortesemente. È proprio un tesoro. È stata fatta un'intervista a Diego. È stata fatta un'intervista a Diego. Dice sempre le stesse cose, che usava sempre la coperta per le Lego, per gli altri giochi, per metterle via più in fretta. Dopo con tutti quei gesticoli e una cosa da bambini. E poi se gliela passata a suo fratello, è normale, è una cosa banale, cosa qualsiasi. Poi, se gli si è bruciata, non ci interessa a noi se gliel'ha aggiustata la sua nonna o qualcun altro. No, proprio non ci interessa. Dopo se l'ha stritolata la povera coperta. La non rompeva, ma stritolava la avere una coperta, poi è normale. Poi tutti hanno una coperta che gli sta cara, è una cosa qualsiasi, normalissima. Giocare con una coperta è una cosa da piccoli, piccoli proprio. Si sono messi d'accordo per trovare cosa dire di negativo e hanno cercato di metterlo in imbarazzo parlando male del suo modo di rispondere. Hanno fatto fatica per trovare le cose cattive da dire a Diego, dell'intervista a Diego, perché dovevano cercarle e non era mica facile trovarle. Allora adesso ci siamo. Pronti? Silenzio. Sono testimone della preparazione dell'intervista negativa a Diego, fatta da Pietro, Andrea e Morris. Si sono messi d'accordo per criticarlo al momento, però soltanto uno pensava e gli altri erano d'accordo. E sono molto gelosi dall'affetto che a Diego la famiglia gli dà. E poi hanno avuto bisogno della maestra per fare una domanda, perché non ci arrivavano da soli. Thank you.
Buongiorno. Sappicini, Findus, il sorriso che gente. Cluck. Comprate, Mastro Rindo, che lo spacco va via subito. Ma cosa dici che l'altro giorno io e mia mamma mi ha caduto l'olio a me a fare le patatine e io con mia mamma strofinare e ci è voluto 2 ore per strofinare. Ma è convenuto prendere i fazzoletti di carta, metterli giù e la sera prenderli su e buttarli via, così faccio più presto. Ma cosa... No, ma non venire... Non venirmi a raccontare queste storie qua, che mi fai solo perdere tempo con Mastro Lindo e stare lì a strofinare, inginocchiato come mamma. Look. L'avanza. Si va con la caffettiera, ma è buono come un espresso. Prova! Ma guarda che pubblicità! È impossibile che in paradiso ci sia il caffè. E poi sarà anche molto più buono che quello che c'è sulla terra. E poi io l'ho comprato ed è anche molto caro. Ding dong.
Seconda scena, via. Adesso ti dico perché ti ho chiamato qui questa sera. Terza scena, via. Ding dong! Oh, ciao! Siediti, grazie! Hai sete? Sì, non sento tutta. Che carino che sei! Sarà rimasta per prima. Adesso ti dico perché ti ho chiamato qui questa sera. Big Bubble, vai! Oh!
ho trovato la Schultra e ti piango di così non c'è. Gli ne do due carte da Schultra. No, grazie, non devo lavare due volte. Batman forever, via! Indovinello, chi ha paura del bel pipistrello? Tutti i suoi nemici di Batman. Dove si va a vedere il film? La Repubblica mi ha conferito l'incarico di formare il nuovo governo. Ho accettato l'incarico con riserva e con la promessa di sciogliere tale riserva nei tempi più brevi possibili. Sono particolarmente grato al Capo dello Stato per la fiducia dimostratomi e alla coalizione dell'Ulivo per aver indicato il mio nome. Sono altresì consapevole delle aspettative che il Paese ripone sul nuovo governo che dovrà affrontare le grandi emergenze nazionali a partire dai problemi della disoccupazione e del risanamento finanziario. Obiettivo irrinunciabile se vogliamo che l'Italia entri a pieno titolo in Europa. Il Presidente della Repubblica mi ha conferito l'incarico di formare il nuovo governo. Ho accettato l'incarico con riserva e con la promessa di sciogliere tale riserva nei tempi più brevi possibili. Sono particolarmente grato al Capo dello Stato per la fiducia dimostratomi e alla coalizione dell'Ulivo per aver indicato il mio nome. Sono altresì consapevole delle aspettative che il Paese ripone sul nuovo governo che dovrà affrontare le grandi emergenze nazionali a partire dai problemi della disoccupazione e del risanamento finanziario.
obiettivo irrinunciabile se vogliamo che l'Italia entri a pieno titolo in Europa. Per aggiornare nella classe prima. Oggi nella scuola di Bazzolo ci sarà la guerra. Parlo di per Vai. Oggi è stata raffinata da dei ladri la più grande banca del mondo, quella della Francia. Via. Vai. Oggi? Oggi aveva caduto una bomba nella nave. E cosa c'era sopra? Erano 100 passeggeri. Oggi, ieri c'è stata una guerra in Jugoslavia e hanno rapito 100 persone. Chi? Noi di Durante la settimana.
calzoni e una t-shirt. Quando fai i compiti? Tante volte il giorno prima. Hai un animale? Sì, è un gattino, si chiama Rufus. No. Nessuno, però tutti i venerdì vado a pulire il bar del oratorio. Quale materia ti piace? Lingua. Perché? Perché mi piace fare testi. Quale cartone ti piace? Licia. Quanto preferisci mangiare? Le patatine e la polenta. Hai un desiderio? No. Sì, e si chiama Marcus. Che sport fai? Danza. E come ho? Come ti metti durante la settimana? Certe volte metto i jeans e la t-shirt, quando metto la sigla. Quando fai comici? Tante volte l'ultimo giorno. Hai un animale? Sì, è un gattino. Si chiama Rufus. Prima avevo anche un pesciolino, ma è molto... E ora... Intervista Gianluca. Che colore preferisci? Perché? Il giallo, perché è chiaro. Che amico preferisci? Perché? Riccardo e Diego, perché sono simpatici. Che cartone animato ti piace? L'uomo ragno. Che materia ti piace? Lingua. Che maestra preferisci? La maglia. Che ragazza della classe ti piace? Non lo so, non lo so. L'ho già fatto la tua. Sì. Grazie. Intervista Gianluca. Che colore preferisci? Perché? Preferisco il giallo perché è più chiaro. Che amico preferisci? Perché? Preferisco Diego e Riccardo perché sono più simpatici. Che ragazza della classe ti piace? Nessuna. Che materia ti piace? Mi piace lingua. Vista Morris. Cos'è successo al negozio? Per una perdita di metano è saltato in aria. È bruciato proprio tutto? Tutto, il piano di sopra e il piano di sotto. Lo riaprirete? Molto probabilmente sì. Adesso, mentre tua mamma è all'ospedale, dov'è che mangi? Vado a mangiare da qualche parente. Quando hai saputo la notizia, come ti sei sentito? Beh, la notizia l'ho saputa pochi giorni fa e mi sono sentito un po' triste. Si è fatto molto male tuo papà? Non molto. Come si chiama il signore che era con lui? Non so il nome, ma so di preciso il cognome, si chiama Cavagna. Sei andato a trovare tuo papà? Non ancora. Dove vai in vacanza? A Binzago. Ti piace disegnare? Sì. Ti piace il mare? Abbastanza.
tanto cosa c'è? Pratichi ancora lo sci? Sì, molto. Perché? Perché insomma è uno sport molto divertente e mi piace. Ti piacciono i film dell'orrore? Qualche volta sì, ma insomma quasi. Perché? Perché almeno così imparo qualche cosa. Ti piace disegnare? Molto. Perché? Perché così, insomma, mostro la mia creatività. Ti piace il film Furia Cieca? Eh? Ti piace il film Furia Cieca? Non l'ho mai visto e non lo so. Che cantante ti piace? E dai, Jovanotti. Perché? Perché... mi piace molto la sua canzone L'ombelico nel mondo. Ti piacerebbe vivere in campagna? Sì, come ha fatto Toto Cutugno. Hai qualcuno che ti ama? Questo non lo so, ma sono sicuro che la mamma e il papà sì. Chi? Te l'ho appena detto. Perché? Perché, insomma, loro mi hanno fatto e, insomma, se mi hanno fatto con tanta volontà, mi devono anche volere bene. Hai degli animali? Sì, uno. Perché? Perché sono molto divertenti e cuccioloni, insomma, morbidi. Che cartoni ti piacciono? Lupin. Ti piacerebbe andare in una fattoria? Beh, è come andare in campagna, ma però sì, ci sono già stato, anche bello. Grazie. Intervista Rossella. Chi vorrei sposare da grande? Per adesso non lo so, spero di decidere quando sarò più grande. Tra Claudio Ghedini, Mattia Martinotti e Marco Centazzo chi? Per adesso nessuno. Quale cartone ti piace? Mi piace molto Sailor Moon. Ti piacerebbe avere una gioielleria tutta per te? Credo di no. Che sport ti piace? Mi piace molto la pallavolo. Ti piacerebbe essere ricca? Non tanto. Ti piacerebbe avere dei figli? Sì, molto. Ti piacerebbe diventare suora? No. Vuoi fare la casalinga? Sì, credo di sì. Ti piace Super Fantazzi? No. Grazie. Abbiamo finito. Grande è così, l'amore è grande è così, l'amore è grande è così. Ma è sposata? Buon
Nutella, ciao! Via! E se io dico Nutella, signora, lei cosa dice? Ah, Nutella! L'altro giorno avevo cambiato il mio bambino e al posto della pupù avevo scambiato la Nutella. Oh, mio! E signora, signora? E se io dico Nutella? Ah, Nutella! Ho mangiato tanto di quella Nutella che il giorno dopo mi sono venuti tanti brufoli gialli. Stavo così bene. Signora, 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 dico lei, se dico Nutella, lei cosa dice? A carnevale ho preso la Nutella e me la sono spalmata sulla faccia. Sono andata alla festa e nessuno mi ha riconosciuto ed era proprio uno spasso. Che bella, vero, la Nutella? Buongiorno, assaggi vecchio. Non voglio essere conservata, voglio un pezzo di prosciutto fatto. Cosa non farei per un prosciutto? Oh, Ambrogio, apri un certo languorino, non c'è un Ferrero Rocher? No, signora, guardi, c'è un piatto, un bel piatto di spaghetti per lei. Sì, signora. Devo andare nel vagone ristorante? No, mi basta qualcosa di buono. Che ne dice di un Ferrero Rocher? Grazie. E stanno l'asma. Geo, le scarpe che respirano. Ma questa non l'asma. Mi piace, 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 ne basta un pochino per pulire il terreno, ne basta un pochino per pulire il terreno. E allora usa l'ultima piaccia. Ascolta, come fai dopo a proiettarlo dritto, sai? Come fai poi a proiettarlo dritto? No, tu lo proietti e allora quando è salita così. Come fai a proiettarlo dritto? Punto. Adesso tu l'hai ripreso storto. Quando entro proietti l'immagine la vedi così. Perché dentro così. Ma non riesco a capire com'è. Tu stai riprendendo come se questa fosse una cosa del peccato. Ho capito, ma io qua vedo le immagini. Se tu prendi la luce presa e la giri normalmente, vedresti la parete in basso e poi in alto. Dopo lo vedo, dopo te lo faccio vedere. Angelo, più giù, più giù, più giù, più giù, più giù, Angelo. Giù, 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 giù. Giù, Angelo. Altrimenti non sembri che sei... Oh! Vai! Ah, non devo parlare. Angelo proprio non sa. Angelo proprio niente. Vai, spingi, dai! Vola, 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 arrocco, vola, 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 vola
le mani, le mani, vai, vola alto! Sposta un braccio alla volta, un braccio, mettilo lontano, e poi l'altro braccio, un braccio e poi l'altro braccio, eh? Vai, un braccio e poi l'altro, bravo! Così, altrimenti cadi nel cielo, eh? Cadi nel cielo, eh? Un braccio e poi l'altro. Sergio, sei troppo attaccato con la testa. Vai, 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 altrimenti cadi nel cielo, eh? Un braccio e poi l'altro, un braccio e poi l'altro. Sergio, hai la testa troppo attaccata? Vai, un braccio e poi l'altro, vai, 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 vola, vola, vola nel cielo. Vai, 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 vai. Ancora. Ehi, vai tu. Un'altra persona, vai. Francesca, tira. Tenete tirata la fune. Vai, 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 vai. Thank you.
Titolo? Aia, ho fatto! Ma perché ti hai detto? Primo oggetto, secondo oggetto. La. Terzo oggetto. Vediamo adesso come funziona. Maionese.